telespettatori e care telespettatrici di Ernica TV, riprendiamo la nostra trasmissione, la nostra rassegna ciociara in uno dopo la pausa pasquale, qualche giorno di pausa dovuto alle festività della Santa Pasqua e del Santo Patrono. Riprendiamo con uno studio rivoluzionato, quello della nostra emittente, lo avete visto in occasione del Venerdì Santo, quando abbiamo cercato di offrirvi il servizio sulla processione, anzi, o meglio, sulla rappresentazione storica del Venerdì Santo. E diciamo in qualche modo questa posizione è anche congeniale per il tipo di trasmissione che conduco, che in fondo vuole soltanto tenervi compagnia leggendo le notizie del giorno, notizie che riguardano la nostra città, la nostra provincia, e come farebbe ognuno di noi, magari scomodamente seduto nella poltrona della sua abitazione. E per fortuna mi trovo in questa condizione, ecco, comodamente seduto in poltrona, perché alla lettura di questa notizia rischierei di perdere l'equilibrio, perché il giornale di oggi, Ciociaria Oggi, ci dà una notizia che, se si rivelasse vera, sarebbe sconvolgente. L'ospedale di Alatri alle ore contate. Tra 2 anni al San Benedetto rimarranno solo alcuni ambulatori. Il futuro dell'ospedale San Benedetto seriamente a rischio. La struttura sanitaria Latrense, al centro da tempo di numerosi tagli e riduzioni di servizi, con numeroso personale in via di pensionamento e non sostituito, potrebbe nell'arco di 2 anni subire una vera e propria rivoluzione. Ovviamente in negativo. Entro 2 anni l'ospedale San Benedetto sarà completamente smobilitato nei suoi reparti e rimarrà come struttura che ospiterà laboratori e servizi di intramenia. Questa dichiarazione, sinistra e terrificante, è stata rilasciata in maniera anonima, ma da una fonte attendibilissima, e fa risuonare un allarme che, per la verità, nonostante una certa pax di questi ultimi mesi, dopo manifestazioni e proteste, soprattutto verso l'ex manager Suppa e i suoi tagli, che poi non erano altro che tagli rientranti nel piano regionale della sanità, ecco, questo allarme, manifesto pericolo, diciamo, di chiusura o ridimensionamento dell'ospedale San Benedetto, in realtà non è mai cessato. Voci di corridoio provenienti dai palazzi che contano indicano come obiettivo oggi l'ospedale San Benedetto. La sua vicinanza al nosocomio Frusinate, con l'ospedale di Frosinone, appena 15 km, potrebbe portare a dei ragionamenti che sottovoce si stanno facendo da tempo e che molti operatori del San Benedetto, fuori le stanze ufficiali, confidano temendole. Una strategia chiara in virtù di nuovi e imminenti tagli sarebbe quella evidentemente ordita dall'amministrazione regionale, a questo punto, che credo abbia notevole influenza su quella che è la conduzione dell'azienda sanitaria locale di Frosinone, per averne nominato chiaramente i vertici. Nessuna chiusura in stile Anagnio Pontecorvo, ma eliminare una doppia realtà con quella vicina di Frosinone, creare una struttura alternativa e diversa nei servizi. Queste sarebbero le intenzioni, chiaramente, delle direzioni strategiche. Con la garanzia di un solo ed efficiente pronto soccorso, ecco un'affermazione che lascia il tempo che trova, perché per avere i requisiti di pronto soccorso la struttura deve avere anche altri servizi chiaramente che altrimenti vanificherebbero l'esistenza stessa del pronto soccorso. Non sono certamente servizi come la lungodegenza o la presenza di laboratori di analisi o di radiodiagnosi, chiaramente possono garantire l'efficienza di un pronto soccorso, serve ben altro. Sono solo voci, sono illazioni. Il fatto che per Alatri il trend sia sempre in negativo in quanto a prestazioni, servizi e personale deve purtroppo far riflettere. La classe politica e i vari comitati, al di là delle pacche sulle spalle e delle rassicurazioni, non devono abbassare la guardia anche in questo periodo post-pasquale dei ponti di festa. Anticipare e contrastare questo eventuale tentativo, ripetiamo, non uscito dall'uovo di Pasqua, sarebbe fondamentale. Queste sono considerazioni che il corrispondente di Ciociaria Oggi, Massimiliano Pistilli, porta a conclusione di questo articolo pubblicato, lo ripeto, sul quotidiano nella giornata di venerdì 25 aprile. E passiamo a un resoconto invece di quella che è stata la serata del festeggiamento del Santo Patrono.
Si sono esibiti, ecco, sappiamo tutti che non si è potuta tenere la processione chiaramente con il nostro patrono perché non lo consentivano le condizioni atmosferiche. Ecco, c'era una pioggerellina che chiaramente con il suolo bagnato poteva mettere a rischio, diciamo, ecco, la riuscita della processione con chiaramente questa pesantissima statua del santo che doveva essere. Come tradizione chiaramente portata a spalla dai numerosi incollatori. E quindi ecco, saltata la processione, però il tempo ha consentito poi di tenere quelli che sono stati i festeggiamenti civili della sera. E si sono esibiti, ecco, si è esibito questo complesso, questo gruppo dei Perturbazione, che chiaramente ecco, ha avuto un successo proporzionato alla popolarità, alla fama che ha questo gruppo, ecco, sono moltissimi anni che questi ragazzi della provincia, se non sbaglio, di Torino, del Piemonte, chiaramente si esibiscono, però hanno avuto, ecco, questo momento di gloria con l'ultima esibizione, quella che hanno tenuto allo scorso Festival di Sanremo. E sono stati chiamati, sono venuti a suonare, a cantare in piazza Santa Maria Maggiore dei Lavatri, davanti a un pubblico più che prettamente giovanile, ecco, non numerosissimo, però abbastanza diciamo, interessato a quella che era l'esibizione di Perturbazione, che tra l'altro io ho ascoltato personalmente, era una musica molto piacevole, eseguita chiaramente in modo magistrale. C'è stato anche un intermezzo a sorpresa del nostro gruppo locale, il gruppo dei Trillanti, che con una fisarmonica, con dei tamburelli e con la loro bravura nel ballo, chiaramente hanno intrattenuto i presenti. Ecco, questo prima che iniziasse ovviamente il concerto, prima che iniziasse l'esibizione delle Perturbazioni. Quindi, come vedete, a volte basta poco, che so, basta anche, che so, l'inventiva di alcuni nostri giovani compaesani, chiaramente ad intrattenere, ad animare. Quello che poteva essere un pomeriggio, magari quello della giornata di mercoledì scorso, purtroppo avversato dalle condizioni atmosferiche. E andiamo avanti, vediamo che cosa hanno pubblicato i giornali nei giorni scorsi. Ecco, una notizia, diciamo una critica che c'è stata per questa Acropoli, ostaggio delle auto, nella giornata chiaramente dell'esposizione proprio della statua del Santo Patrono. Ecco, in quell'occasione, nel primo mattino del giorno di Pasquetta, del lunedì scorso, chiaramente che cosa è avvenuto? Le persone che hanno partecipato alla cerimonia dell'esposizione del Santo, chiaramente, no, quando chiaramente la statua del Santo, la Santissima Statua del Santo viene dalla cappella nella quale si trova per la gran parte dell'anno, viene praticamente a spalla portata sull'altare principale. E i numerosi partecipanti a questo evento chiaramente cosa hanno fatto? Hanno invaso l'Acropoli con le loro auto. E questo chiaramente, questo episodio è stato immediatamente e prontamente stigmatizzato attraverso i mezzi oggi più in voga, che sono il social network Facebook, dove sono state esposte anche numerose foto di questa situazione veramente in qualche modo anche abbastanza caotica del piazzale dell'Acropoli, completamente invaso dalle automobili, anche dei viali che circondano chiaramente la cattedrale di San Paolo. E che cosa, chiaramente, a che cosa è servita questa denuncia? Probabilmente a scongiurare quello che poteva accadere anche nei giorni seguenti, dove a quanto pare non si è ripetuto lo stesso fenomeno, che probabilmente l'amministrazione, probabilmente la polizia locale, chiaramente ha inteso effettuare un controllo maggiore e praticamente scongiurare il ripetersi di episodi di questo genere, anche perché, che so, i fedeli proprio per la devozione al santo, sicuramente non avevano bisogno di arrivare fin sull'Acropoli con le loro automobili, no? Avrebbero potuto lasciare le loro autovetture magari in periferia e magari, ecco, farsi anche un salutare percorso a piedi, raggiungere l'Acropoli a piedi. E vediamo ancora che cosa. Ecco, purtroppo bisogna dirlo, io tra l'altro potevo essere anche un testimone di questo fatto perché ho trascorso quasi la gran parte della giornata della Pasquetta su un terrazzo, chiaramente dal quale c'era una bella veduta dell'Acropoli.
Ma purtroppo, ecco, non son riuscito a vedere chi in qualche modo ha compiuto questo fattaccio. Di che cosa sto parlando? Ecco, hanno di nuovo imbrattato le mura ciclopiche e lo hanno fatto nella base chiaramente megalitica sulla quale poggia la Cattedrale di San Paolo, con della vernice rossa, della vernice spray, chiaramente un idiota, sicuramente un idiota, ma probabilmente, ecco, l'idiozia è sottile la distanza tra l'idiozia e la delinquenza. Chiaramente cosa ha fatto questo idiota, questo delinquente? Ha imbrattato, ha scritto "Ti amo Sara". Ecco, questa persona purtroppo non nota, perché meriterebbe una severa punizione. Chiaramente è illudibile l'esecrazione da parte chiaramente di tutti noi cittadini di Alatri, che non vorremmo mai vedere questi episodi verificarsi. Chiaramente era già accaduto in passato, sarebbe dovuta servire la lezione anche delle complicazioni che comporta un fatto del genere, perché chiaramente non è che si va lì, magari, che so, con del diluente si cancella la scritta. Qui c'è bisogno ormai di un intervento della sovrintendenza, c'è bisogno di cure appropriate, praticamente di interventi appropriati per rimuovere questa scritta, che non vuol dire nulla se non l'idiozia, la delinquenza di chi ha messo in atto questo gesto veramente deprovevole. E va bene, purtroppo il fatto è accaduto, adesso bisognerà correre ai ripari, bisogna correre ai ripari per eliminare questa scritta, e probabilmente sarebbe il caso di adottare anche qualche provvedimento, magari serio, per scongiurarne, diciamo, il ripetersi, ecco, per fare in maniera, con una videosorveglianza adeguata, chiaramente, che non ci siano più persone in condizione di portare a termine atti di questo genere. Ecco, abbiamo dato la notizia nei giorni scorsi di quanto sta accadendo a Frosinone, dove sono stati installati o verranno installati 29 dossi artificiali per chiaramente impedire che autovetture, no, raggiungano velocità magari pericolose per quanto riguarda la circolazione della città di Frosinone. E mentre noi, ecco, ad Alatri, nei mesi scorsi avevamo anche parlato di alcuni dossi esistenti che erano stati rimossi dall'amministrazione comunale perché in qualche modo pericolosi, ecco, invece di scongiurare il pericolo probabilmente lo procuravano. E probabilmente, ecco, grazie alla diffusione di questo tipo di limitatori di velocità in altre cittadine, diciamo, vicine, chiaramente anche ad Alatri qualche residente chiaramente ha detto, se è possibile, ha inteso dire, se è possibile altrove, perché non dovrebbero essere installati anche sul nostro territorio. E vediamo, ecco, attendono risposte ufficiali e provvedimenti i residenti di via Corciatoia Colle Traiano a Tecchina di Alatri. In sintesi, attendono l'installazione dei dossi o in alternativa l'istituzione di un senso unico. Tutto perché l'arteria interna che collega la statale 155 alla Santa Cecilia, facendo evitare l'incrocio di Dechiena, è diventata super trafficata e dopo l'eliminazione dei dossi è ancora più critica per l'alta velocità. Ecco alcuni passaggi di una lettera aperta che è stata inviata alla stampa. Ora basta, non ne possiamo più. Smog, velocità assurda, incidenti, traffico metropolitano. Chiediamo un intervento urgentissimo e non ci vengono a dire che la strada non è residenziale per non poter installare i dossi. Basta andare a Frosinone, ecco, lo avevo appunto preannunciato. No? L'esempio di Frosinone è servito a questi residenti di via Corciatoia Colle Traiano a ritornare su un discorso che sembrava ormai chiuso da diversi mesi. Ecco, a Frosinone i dossi in asfalto sono stati installati in tutte le strade, ben 29, e in tutte le zone. Altro che vincolo per tale installazione dell'essere zona residenziale, è questione di volontà. Inoltre abbiamo richiesto di istituire il senso unico. Queste, in sintesi, le loro richieste. Qualcosa sembra si stia muovendo, almeno in termini di ascolto. I residenti però non intendono, dopo anni e anni, di ascoltare ancora buoni propositi, ma pretendono risposte concrete. O i dossi o il senso unico. Quindi qui sono le due alternative che i residenti di via Corciatoia Colle Traiano propongono all'amministrazione comunale di Alatri per limitare questa criticità, diciamo, per eliminare questa criticità, per
evitare che ci sia smog, velocità assurda, che si verifichino incidenti o che ci sia un traffico di tipo metropolitano in questa strada. Quindi la crociata con l'italiano è soprattutto percorsa da chi in qualche modo vuole eliminare il semaforo che si trova proprio al bivio della contrada di Tecchiena. Quindi evidentemente questa generazione, la generazione di questo traffico dà fastidio ai residenti. Vedremo quale sarà la risposta dell'amministrazione comunale nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma avevamo iniziato dicendo appunto di questo rinvio che ha afflitto la popolazione di Alatri, questo rinvio della processione del Santo Patrono. E vediamo, leggiamo con cosa è accaduto. Salta la processione di San Sisto, la pioggia impedisce così lo spostamento della statua del Santo Patrono lungo le strade del centro storico. Troppo pericoloso sarebbe stato per gli incollatori trasportare il peso del patrono in salite e discese ripide nel cuore di Alatri. Tutto così rinviato a domenica 4 maggio, giorno che avrebbe avuto comunque la celebrazione del bacio del piede. Non ha destato molto clamore la notizia del rinvio per pioggia. In altri tempi qualcuno avrebbe gridato alla tragedia o all'arrivo di chissà quali sventure per la città, dato il ruolo protettore in drammi nei secoli scorsi di San Sisto. Invece la decisione, serenamente presa dalla confraternita di San Sisto, dal parroco Don Antonio Castagnacci e dal vescovo Lorenzo Loppa, è stata accolta senza indugi da tantissimi fedeli che comunque nella giornata di mercoledì hanno riempito la cattedrale di San Paolo per il pontificale che si è regolarmente celebrato. Peccato, ma già negli anni passati era accaduto un rinvio di questo genere. L'appuntamento è per il prossimo 4 maggio. Intanto grande adesione hanno avuto martedì, quindi nella vigilia del festeggiamento del Santo Patrono, i due appuntamenti rientranti appunto nel programma dei festeggiamenti. Prima si è rinnovata la tradizione del dono del cero a San Sisto da parte del comune di Alatri, il tutto prima della celebrazione dei vespri pontificali presieduti dal vescovo Monsignor Lorenzo Loppa. Un corteo alla presenza del sindaco della città di Alatri, Giuseppe Morini, dell'assessore Mario Belli, dei consiglieri comunali Maurizio Maggi e Carlo Fantini, che insieme a queste persone, insieme al capo gabinetto Antonio Danati, al comandante della polizia locale Dino Padovani, accompagnati dalle note della banda musicale cittadina diretta dal maestro Mirella Pantano, e così sono recate queste persone, attraversando piazza Santa Maria Maggiore, via Giacomo Matteotti e via Duomo, hanno raggiunto la cattedrale di San Paolo per appunto questa offerta da parte dell'amministrazione comunale di questo cero. Nella breve processione veniva portato appunto il cero che il comune d'Alatri reca in dono. Si è rinnovata così la tradizione che, come ricordano gli statuti medievali, era in uso chiaramente nell'antichità. Dopo la celebrazione dei vespri per le vie della città, si è snodata la processione penitenziale chiamata degli ignudi, una processione sentitissima a cui hanno partecipato oltre 1.000 fedeli. È un momento, questo della processione degli ignudi, molto toccante ed emozionante. I partecipanti chiedono, infatti, portando in alcuni casi delle enormi candele accese e addirittura a piedi scalzi, chiedono la grazia e rivolgono preghiere al Signore. Si tratta in ogni caso di un momento di riflessione che ha coinvolto tutti, ecco, sia quanti hanno partecipato alla processione stessa, sia quanti hanno assistito, chiaramente sia alla partenza, diciamo, dall'Acropoli, dalla Cattedrale di San Paolo, sia lungo il percorso che è chiaramente della città, del centro storico che la processione ha attraversato. E invece, ecco, parliamo di un evento che si è svolto al di fuori della città di Alatri, ma che ha coinvolto un'associazione molto attiva della nostra città. Gli Alatrensis hanno incantato il Circo Massimo. In occasione del Natale di Roma anche la Legio prima ha partecipato con successo. E vediamo di che cosa, che non lo specifico di cosa si tratta. Invitata a partecipare sia al corteo storico che alla battaglia del Circo Massimo intitolata la Battaglia di Bedriaco, la Legio prima Alatrensis, nata nel 2011 e che conta ad oggi circa 60 figuranti, tra cui centurioni, signifer, soldati, senatori, vestali, sacerdotesse e ninfe, ecco, ha partecipato a questa giornata dedicata alla nascita di Roma.
E a questa giornata erano presenti, pensate, 60 gruppi storici di 11 nazionalità diverse. Vedete come è diffuso questo tipo di celebrazioni, di eventi, chiaramente questa, come fioriscano queste associazioni di tipo storico. E si sono svolte durante la giornata delle attività militari con difesa del vessillo, con testuggine, muro, attività religiose con l'accensione del sacro fuoco, la trovazione della vesta e danze romane. Ma il momento primario della giornata, oltre alla parata che si è snodata lungo le vie di Roma, con la presentazione davanti all'autorità e l'accensione del fuoco da parte del Circo Massimo nel pomeriggio di lunedì scorso, dove la Legio Prima Latrensis ha combattuto contro le truppe vitelliane, rievocando la famosa battaglia di Bedriaco. In questa occasione hanno dimostrato i nostri amici, i nostri concittadini, hanno dimostrato professionalità e tra gli applausi dell'arena sono usciti vincitori. Un record di presenza c'è stato al Circo Massimo, dove si sono stimate circa 25. Scusate, avevo un po', mi sembrava strano questo, stavo leggendo in modo errato, perché per la città di Roma 25.000 persone sono assolutamente un nulla, mentre si sono stimate circa 250.000 presenze, quindi 250.000 spettatori hanno assistito a questo evento dove era coinvolta anche l'associazione della Legio Prima Latrensis. Una bellissima soddisfazione per questo gruppo che in pochi anni, con grande tenacia e dedizione, è riuscito a crescere e a ricevere numerosi inviti a grandi eventi. Il prossimo appuntamento in grande sarà ad Artocria il 19-20 luglio. Scusate. C'è un errore di stampa, così questo prossimo evento si terrà il 19-20 luglio ad Ascoli Piceno con la Notte dei Legionari ma tanti altri eventi aspettano questo gruppo di amici che di storia hanno fatto della storia la loro passione. Un ringraziamento quindi da parte di tutta la cittadinanza va al gruppo storico romano che ogni anno con tanta passione organizza questo evento a livello mondiale. E chiaramente tantissimi complimenti anche alla Legione Prima Latrensis che si è fatta valere, quindi ha portato il nome di Alatri a questo importante avvenimento, addirittura di tipo internazionale, a livello mondiale a quanto pare. E andiamo ancora avanti, vediamoci, c'è ancora tempo per qualche interessante notizia, magari anche dei nostri comuni limitrofi. Ecco, a Vico nel Lazio si sono registrate durante le festività della Santa Pasqua numerosissime presenze, quindi è soddisfatto il sindaco di Vico nel Lazio, Claudio Guerriero, uno dei borghi più belli del Lazio, grazie a una tentazione di decoro del centro storico, così è considerata la cittadina di Vico nel Lazio dai turisti e visitatori che in questi anni vi si sono recati. E in questo lungo ponte pasquale, in attesa chiaramente proprio della giornata di oggi, del 25 di aprile, del prossimo ponte, quello del 1º maggio, se ne sta avendo una conferma incredibile. Il tutto in attesa della prossima estate, dove in tantissimi si recheranno a Vico nel Lazio, complici anche le manifestazioni storiche tipiche che richiamano visitatori da ogni angolo. Soddisfatto ovviamente il primo cittadino Claudio Guerriero. Il nostro centro storico è veramente speciale, afferma Claudio Guerriero, dal punto di vista del decoro e dell'attenzione che siamo invidiati da tutti. Questo grazie a una politica attenta e di particolare vicinanza alle esigenze in primis dei residenti, ma poi anche degli stessi turisti. Questi nei fine settimana, soprattutto nei periodi di bel tempo, vengono a trovarci rimanendo soddisfatti. Prosegue Guerriero, un altro importante merito della presenza di tanti visitatori è dovuto alle numerose iniziative pubbliche e private delle nostre associazioni. Grazie al loro lavoro Vico riesce ad essere accogliente nel migliore dei modi. Ai comitati di zona, alle associazioni tutte, ai semplici cittadini e volontari, un grazie per il lavoro svolto che rende onore a Vico nel Lazio, ma soprattutto fa conoscere fuori dalle nostre torri le peculiarità cittadine sia dal punto di vista artistico che da quello religioso, storico e tradizionale. Ecco, quindi anche noi siamo soddisfatti, ecco, del successo che sta avendo la cittadina di Vico nel Lazio, anche perché siamo fermamente convinti che debbano essere superate, diciamo, le rivalità di campanile, ecco, che si debba in qualche modo
collaborare anche tra le varie amministrazioni comunali per creare, diciamo, ecco, delle attrattive per attirare sempre più numerosi turisti e visitatori chiaramente nella nostra zona, nel territorio chiaramente dell'intera Ciociaria, ma in particolare, ecco, nella zona nord della Ciociaria, dove con Alatri, con le cittadine vicine, con Lepardo, Vico nel Lazio, ma la stessa Torre Caetani e così via. Chiaramente non dimentichiamo anche la vicina Nagni, la città dei Papi. Chiaramente abbiamo attrattive, credo che in qualche modo possano contraddire quanti ritengono che la vicinanza di Roma in qualche modo ci danneggia. Ecco, noi dovremmo fare in modo invece che la vicinanza di Roma diventi per noi una ricchezza, offrendo chiaramente quindi a quanti visitano la capitale, chiaramente anche delle belle escursioni nel territorio ciociaro, chiaramente, per quanto ci riguarda, l'altri non ha nulla da invidiare, diciamo che abbiamo molte cose da offrire, ecco, dove difettiamo probabilmente della un po' incapacità imprenditoriale, secondo me, ecco, almeno questa è l'esperienza che credo di aver fatto in questi anni, durante i quali mi sto interessando anch'io di valorizzare alcune nostre realtà cittadine. Un po', ecco, manca di imprenditorialità e da un altro canto chiaramente anche un pizzico di organizzazione in più, ecco, in sostanza che cosa dovremmo offrire ai nostri turisti, ai turisti, alle persone che vengono a visitarci, dovremmo offrire, che so, anche oltre, nemmeno tanto un comfort alberghiero, quello potrebbe comunque venire nel tempo qualora veramente si registrassero grossi, grossi flussi turistici, diciamo. Ma dobbiamo offrire anche l'ospitalità di poche ore, l'ospitalità magari di una mezza giornata, no? Quanti in qualche modo vogliono venire a visitare l'Acropoli, il Cristo nel Labirinto, le nostre bellissime chiese. Ecco, a questo riguardo, tra l'altro, è stato pubblicizzato su social network Facebook l'attività di un sito internet che praticamente che cosa fa? Vengono delle persone specializzate in riprese effettuano queste riprese e le pubblicano sul loro sito. Ecco, è possibile, almeno per quanto riguarda Città dei Ladri, vedere l'interno della Chiesa San Francesco, vedere l'interno della Chiesa Santa Maria Maggiore e la porta di San Benedetto, che almeno in questo momento queste sono le tre realtà della nostra città che è possibile visitare virtualmente su internet. Ecco, però, al di là di quello che di quella può essere l'esistenza virtuale, diciamo, noi abbiamo materialmente queste bellezze che vorremmo che venissero a visitare, a vedere dal vivo, diciamo, ecco, di persona, non soltanto sullo schermo di un computer. Quindi accolgo con un pizzico di freddezza, diciamo, questa notizia, non la vedo tanto positiva. Mi piacerebbe di più che su internet ci fossero magari dei percorsi, dei consigli pratici, diciamo, di come raggiungere la nostra città, di quali attività, diciamo, di quali servizi di ristorazione o alberghieri servirsi, visto che ne abbiamo magari dal punto di vista alberghiero pochissime a disposizione. Abbiamo più che altro dei bed and breakfast, più che non abbiamo, come tutti ben sapete, un vero e proprio albergo. Quindi ecco, queste dovrebbero essere, a mio parere, le informazioni presenti su internet, non la visione di un qualche cosa che piuttosto che mostrare, diciamo, attraverso la realtà virtuale, io vorrei piuttosto incuriosire, diciamo, persone a visitare di persona, a vederle, ecco, magari lasciando anche qualcosa un po' in sospeso, come posso dire, ecco, dando un po' di mistero a quelle che sono le immagini, non far vedere tutto con chiarezza, ma soltanto in maniera virtuale su uno schermo, diciamo, di computer. E va bene, però questa è una mia opinione personale, evidentemente chi sta mettendo in atto questo tipo di politica ha convinzioni diverse dalle mie. E a proposito di realtà virtuali vi manderemo in onda, subito dopo la conclusione della nostra trasmissione, manderemo in onda un servizio non realizzato da me, ma da un amico, in questo caso virtuale, Antonio Grella. Ha realizzato delle interviste con il direttore del museo, con il dottor Luca Attendi. Ecco, una prima intervista l'abbiamo mandata in onda nei mesi scorsi e riguardava, diciamo, le mura megalitiche. Ecco, il direttore, il dottor Attendi, ci ha parlato di quelle che sono le mura megalitiche della città di Alatri. Ecco, invece in questa seconda
intervista che manderemo subito dopo il termine di rassegna a Ciociara, ci parlerà, ci mostrerà il direttore del museo, proprio ecco, gli interni del museo e quella che è la politica che lui sta mettendo in atto in qualità di responsabile di questa struttura ancora poco sfruttata dalla nostra città. Ecco, noi, il nostro museo dovrebbe in qualche modo essere un elemento, anch'esso un elemento di richiamo per numerosi visitatori, per numerosi turisti, oltre che chiaramente per le realtà scolastiche della nostra città, della nostra provincia. Dopo l'intervista al direttore del museo, invece, vi faremo vedere una vecchia edizione della rassegna dell'Ostia Incarnata con l'esecuzione di brani sacri molto belli, molto interessanti, sia del nostro coro locale, dell'Associazione Culturale Coro Ernico, e anche degli ospiti che annualmente vengono invitati a questa manifestazione. E va bene, ecco, abbiamo ripreso in questa maniera un po' estemporanea, mi vedete comodamente seduto su questa poltrona, magari la prossima volta attrezzeremo di nuovo il nostro studio come di consueto, ma questo lo vedremo, ecco, il prossimo lunedì quando riprenderemo con le nostre trasmissioni, magari con la consueta periodicità, ecco, con la consueta frequenza. Vi ringrazio per l'ascolto, quindi vi do appuntamento a lunedì. Antonio, come di consueto, mi invita a concludere lentamente, ecco, per permettergli di montare la nostra sigla di chiusura. E altre notizie non ne ho, ecco, se non, ecco, approfitto per dirvi che probabilmente, ecco, stiamo definendo proprio in queste ore con il delegato alla cultura.